Now this might be a mistake that I'm calling you the slate, but these dreams I have of you ain't real enough. Started bringing up the past, how the things you love don't last, even though this isn't fair for both of us. Ooh, maybe I'm just a fool, I still belong with. Sera speciale, è una notte speciale quella che stiamo per raccontarvi e per vivere insieme a voi. Intanto è il tramonto e sono ad Amantea, al borgo della Marinella, con Monica, la proprietà che ci accoglie in questa serata per da dedicare ai futuri sposi. È la notte degli sposi, benvenuti, sono contenta di avervi qui. Abbiamo organizzato questa sorta di open day per i nostri sposi, per le coppie che sono in giro e si stanno guardando intorno per scegliere la location per il loro sì, e abbiamo organizzato una serata dove ci saranno dei momenti diversi. In un primo momento un giro delle sale, abbiamo allestito le nostre sale con quelle che sono le peculiarità di ogni sala, con appunto la mise en place e delle idee dalle quali attingere appunto per l'organizzazione dell'evento. E successivamente ci sarà poi una serata divertente animata dai ragazzi del Gatto e la Volpe Band con il Magic Mirror di DJ Amnesia, e quindi una serata all'insegna del divertimento, però con l'occhio a come il borgo organizza gli eventi. Quindi è quello che a noi interessa, far vedere quello che possiamo offrire per l'organizzazione del matrimonio. Devo dire che è bello vedere tante coppie interessate. Abbiamo iniziato a fare il tour della location insieme ad alcuni ragazzi che sono già arrivati, e quindi benvenuti e buona serata a noi e a voi e ai futuri sposi che sono già qui. Sono in tanti, ho visto, li osservavo entrando in location, felici e contenti. Alcune coppie hanno già confermato la data, quindi sono già coppie vostre, altre sono qui per visitare appunto la location, scoprirne le bellezze, le peculiarità. Ce l'auguriamo, ma credo, ammirando quello che è il vostro grande parco, le tre sale, la diversità delle proposte che voi avete, credo sia difficile dire no, Monica. Speriamo, noi ce la mettiamo tutta, ci impegniamo, cerchiamo di offrire sempre il top del servizio e soprattutto cerchiamo di mettere gli sposi a loro agio. L'hashtag Il Borgo è Casa è il nostro leitmotiv, perché per noi è importante che i ragazzi si sentano accolti, si sentano a casa e si sentano liberi di chiedere appunto quelle che sono le particolarità che rendono il loro sogno veramente una realtà. È la realtà che stiamo visitando stasera, è il tramonto, è il momento uno dei più belli, più attesi della giornata, lo è qui in particolare, perché guardate che tramonto, che vista, che spettacolo che c'è alle nostre spalle, ma è il momento della giornata che divide i matrimoni, per quella che è la scelta del matrimonio a pranzo o il matrimonio serale. Chi festeggia a pranzo, alla sera sarà il taglio della torta, sì, più o meno, poi la festa potrà continuare indubbiamente. Chi sceglie la sera è quasi l'arrivo degli ospiti e poi tra poco degli sposi. Sì, il tramonto è uno spartiacque, sì, è uno spartiacque. Conclude una giornata indimenticabile oppure apre una serata da sogno. Comunque sia, è un punto d'arrivo o di partenza, e goderlo qui ha il suo perché.
ha il suo perché. Poi io sono affascinato dal vostro verde, dai vostri parchi, dalla bellezza della natura che avvolge il borgo della Marinella. E in questo periodo dell'anno è all'apice veramente del suo splendore, perché finalmente è arrivata la bella stagione, quest'anno si è fatta desiderare, e quindi il calore, il caldo che finalmente è arrivato ha fatto esplodere la natura del borgo, quindi è ancora più accogliente e avvolgente. I futuri sposi stanno entrando in location, vi lasciamo le immagini del loro arrivo, magari un po' itineranti si sposteranno accompagnati chiaramente da Monica, dalla direzione, da chi sarà delegato a questa visita, all'accoglienza. Voi siete fortunatamente in tanti, ma voi in prima persona, Monica, tu e Antonio siete lì sempre accanto agli sposi. Sempre presenti anche durante gli eventi, noi cerchiamo di essere presenti per vedere, per valutare, per capire dove si può migliorare, perché c'è sempre da migliorare, c'è sempre da crescere, quindi è una continua scoperta ed è un continuo arricchire l'offerta, che non bisogna mai fermarsi, siamo sempre in movimento. Complimenti per questa vostra idea in piena estate, è un momento davvero molto bello, è la notte degli sposi, siamo al borgo della Marinella ad Amantea. Monica prima ci parlava di una festa, di un party a cui noi parteciperemo, e lì voi preparerete, gli chef stanno già organizzando delle cosette buone che stanno cucinando. Ci vedremo lì più tardi, ma intanto visitiamo anche noi la location, lo facciamo con Monica e con alcune coppie che ovviamente sentiremo per voi di Wedding TV. Grazie Monica per averci voluto qui e iniziamo il nostro tour. Andiamo. Saw you smiling on the phone. You had someone else's sweater on. Everyone smiles, but I could tell it sure looked like you're doing well. I wish I had someone I could fall into. I wish I had someone that I'm used to. Avete visto le immagini delle coppie in arrivo qui in location, pronte per la visita guidata. Monica nel frattempo si sta spostando insieme allo staff del Borgo della Marinella ad accompagnare gli sposi anche con le auto elettriche. Qui è molto grande, ci si sposta in elettrico e non in Ferrari, che però la vedete alle mie spalle, è una bellissima automobile di un colore anche molto bello, questo nero di questa auto appunto che accoglie anche gli sposi. Allora entriamo in location, andiamo a raccontarvi quello che sta accadendo e andiamo magari, se riusciamo, a scambiare due chiacchiere con alcune coppie di futuri sposi qui per programmare, per parlare di quello che sarà l'evento. Qui vediamo due coppie che sono in attesa di partecipare sicuramente alla festa, ma che, attenzione, lei col cellulare, amore, sono le telecamere. Buonasera. Beh, voi si vede che state insieme, altrettanto voi, quindi sono due coppie, si vede, due coppie, future spose, futuri sposi, voi sì, amici, a loro sicuri che si sposano, ma immagino anche voi. Ci state pensando? Allora vado prima da loro, intanto pensateci che è meglio, andiamo da chi è certo. Ragazzi, come ti chiami? Fabio. Fabio, Deborah. Fabio e Deborah, di dove? Catanzaro. Siete già sposi di questa location o siete qui in... Sposare tra un mese. Tra un mese siete già qui? Un mese esatto? Quando? Il 21 agosto. 21 agosto. Se lo ricorda, ci sarà, non preoccuparti.
Che dire di questa location, di questo posto? Prima lo chiediamo alla sposa e poi allo sposo. Beh, meraviglioso, già lo conoscevamo perché siamo stati al matrimonio di mia cugina e poi l'abbiamo scelto proprio perché è proprio bello, cioè rustico come piace a noi, in mezzo alla natura. Tanta natura, tanto verde. Più bello. Serale, immagino, 21 agosto serale, se ci sarà il caldo di oggi. Bello, bello, siamo in estate, sicuramente meglio che a pranzo. Cosa ti piace di più di questo posto? Il verde, sicuramente il verde e la rusticità del posto, sicuro. Tre sale, qual è la vostra? La sala parco. Faremo, se tutto va bene, fuori. Sì, l'ottimismo sempre, vi dovrà aiutare anche il tempo e ne siamo convinti. State organizzando tutto, manca un mese, credo che qui sia tutto sotto controllo, qui in location. Il resto delle cose, che sono tante, a che punto sono? No, c'è da definire solo i dettagli, diciamo, di alcune cose, però il grosso è fatto, diciamo, sì. Vi vedo abbastanza tranquilli. Tu più di lei. Io sicuro più di lei, vabbè. Ora però vorrei un attimo concentrarmi sulla vostra storia d'amore, perché se siete arrivati al matrimonio un motivo ci sarà. Non avevamo alternative, dopo 10 anni non c'erano alternative. Quindi già fidanzamento lungo, 10 anni, sono tanti. Dipende dai punti di vista. Bravo, dipende dai punti di vista. Passati velocemente, passati bene, felici. Sì. Vi conoscete bene? Sì, eravamo amici prima, quindi è nata da un'amicizia, poi ci siamo conosciuti man mano, siamo cresciuti un po' insieme, diciamo. Quest'amore quando è nato? C'è un momento o un periodo? No, un periodo, un'estate, ma prima no, quindi prima solo amici, poi dopo quell'estate da single tutti e due, poi ci siamo avvicinati di più, diciamo. L'estate più bella della vostra vita, immagino, poi ce ne saranno state tante altre. Questo è opinabile. Sono passati 10 anni e siamo qui. Se siete qui, tra un mese sarete marito e moglie. Ragazzi, grazie. Sarà sicuramente un periodo molto bello, sarà questa un'estate intensa, ma da ricordare, così come i momenti più belli del vostro matrimonio, che sarà tra poco più di un mese. Godeteveli tutti nell'assoluta felicità, tranquillità e serenità per la vostra vita insieme. E loro si sposano o non si sposano? E prima o poi ci tocca anche a noi. Perché ormai qui il pubblico che guarda la TV se lo chiederà. Intanto, come vi chiamate e di dove siete? Francesco e Antonella, siamo di Catanzaro. Di Catanzaro anche voi, amici? Amici di vecchia data, quindi noi il loro amore lo abbiamo vissuto dall'inizio. Addirittura così tanto, ma anche il vostro era già amore o è nato dopo? È nato dopo, qualche anno dopo di loro. Quindi anche voi eravate amici? Sì, amici da bambini. Che bella, bella storia d'amore anche la vostra, immagino. Non lo sopportavo prima. Al passato? Sì. Adesso? Adesso, beh. Un pochino, sì, la tolleranza. Lo tolleri un po' di più adesso. Ragazzi, però questo fidanzamento lungo, siete qui in una location, immagino che ci sia il sentore di una possibilità di un matrimonio. Lo devo chiedere a lui. Vediamo che dice lui. Lo devo chiedere a lui. Attenzione. I nostri amici Fabio e Deborah si stanno sposando dopo 10 anni di fidanzamento. Noi siamo a 7, quindi ancora ritengo. Non me la fare aspettare altri 3 anni, no. Io la vedo già pronta lei. Lei vorrebbe. Però il momento sarà quello giusto e sarà sicuramente molto presto. Speriamo, dai. Dai, vivetevi intanto questa bella serata, scoprite le bellezze di questo posto e poi ci vediamo al party più tardi. Grazie. 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 Ciao. Stranger, 'cause I could use someone to share.
take it. Sometimes I just can't take it, and it isn't alright. I'm not gonna make it. And I think my shoes untied. Ragazzi, vi ho bloccati un attimo, siete appena scesi da questo mezzo elettrico, da questo tour, il primo tour al Borgo? No, in realtà noi ci sposiamo il 3 settembre, quindi è il nostro secondo tour. Cioè, il secondo tour, il prossimo sarà il vostro matrimonio. Sì, abbiamo portato una coppia di amici. La chiami, per favore? Sì, Francesca. Francesca? Francesca? È lei? Sì, Francesca e Manuel. Manuel, Francesca, fanno finta di non sentire. Dai, sono lì, venite qui ragazzi, venite un attimo. Dai amore, dai, non ti far pregare, ecco che arrivano Manuel e Francesca, coppia di futuri amici, futuri sposi. Intanto parliamo con gli sposi e poi con voi. Siete futuri ma imminenti, prossimi, tra poche settimane vi unirete in matrimonio finalmente. Vi ho chiesto il nome? Massimo. Elisa. E di dove? Di Fagnano Castello. Dove è Fagnano Castello? Scusami, perdono. Sopra Guardia. In montagna. In montagna, a fresco spero. No, dipende sempre dalle stagioni e dai momenti. Qui siamo in collina, siamo in riva al mare quasi, vista mare, è un posto molto bello, tanto verde, tanto amore. Da quanti anni? 3 anni siamo stati. E così anche, tanto? No, anche veloce, sì. Credo sia il tempo... il Covid. Durante il Covid? Subito dopo, durante il Covid? Fine estate 2020. Quindi, sì. Durante il Covid più o meno cioè, è nato questo amore. Tra un nell'altro. Vi siete fidanzati? Siamo innamorati. Dove? A Fagnano Castello. Sempre lì, ma siete entrambi del posto, vi conoscevate già? Ci conoscevamo, ma penso di non aver mai parlato con lei in 30 anni di vita. Quindi grande Fagnano? No, non lo è. Quindi... Però ci conoscevamo di vista, ma poi non avevamo mai avuto modo di parlare. C'è stato questo incrocio, questo incontro d'amore. Io abitavo a Milano, lavoravo a Milano, quindi. C'è una motivazione, soprattutto. Eri distante, poi sei arrivato e hai trovato lei. Sì. L'hai visto? Ho deciso di ritornare qui in Calabria. Sei portato in Calabria, rimani qui a Fagnano, non ti muovere più. Adesso non tornare. Sei legato ormai. Sono legato. Sei ormai, legato. Sì, ormai non posso più andare via da nessuna parte. Tra poco per la vita. Ripopoliamo la Calabria. Ripopoliamo anche Fagnano, direi. Credo ci sia bisogno. Questo speriamo che avverrà dopo. Intanto parliamo di questo matrimonio. Tra poche settimane. Dove? Non dire così perché. Ti viene l'ansia. Direi fra 2 mesi. Dai. Poco meno di 2 mesi. Poco meno, ti piace di più? Esatto. Poco meno di 2 mesi, marito e moglie. In quale zona del Borgo? Parco. Giù al parco, quindi tutto il parco sarà vostro. Quanti invitati? Intorno a 150-180. Sì, 350-180. A scendere. Sto aspettando le risposte. Le conferme. Gli invitati sono molto di più, però sai, c'è sempre la percentuale. Dobbiamo dire agli invitati che ormai spesso dimenticano di confermare. Esatto. Che non va bene, perché un posto confermato o non confermato cambia un po' la logica e la dinamica del matrimonio. Quindi intanto è bello partecipare. Se vi hanno invitati un motivo ci sarà. E quindi vuol dire che gli sposi ci tengono. Quindi fate di tutto per... arrivo da voi. Fate di tutto per liberarvi, che è importante, e poi confermate che è altrettanto importante. Ma come l'hai fatto la dichiarazione di matrimonio? C'è allora, stata? Sì, in Costiera Amalfitana. Ma tu sei un romanticone, sì, no? Sì. Siamo fidanzati ad Alberobello. E ti ho fatto la proposta di matrimonio e in camera sul balconcino che dava a vista mare. No, aspetta, raccontala piano piano, chiedere alla regia una musichetta d'amore, romanticismo totale, prego, piano allora, piano, guarda. Vietri sul mare, allora balcone, cioè in hotel, balcone vista mare. Dovevamo fare in realtà un video su Instagram, quindi ho detto qua facciamo un video su Instagram, io entro dalla stanza, tu guardi il mare, facciamo una cosa un po' da instagrammabile, no? Quindi sono arrivato, poi in realtà io mi sono incinocchiato e gli ho chiesto la mano, quindi direi romantico, no? Ti ha detto di no. No, mi ha detto di sì. Ma in realtà ha avuto quei 4-5 secondi, forse penso fosse un po' incredula, no? Però poi... Non mi hai dato la risposta, però... Ma te l'aspettavi, di la verità.
Allora, mi aspettavo un po' che in quel periodo sarebbe arrivata la proposta, cioè c'era qualcosa nell'aria, però in quel momento no, quindi sono rimasta proprio in silenzio per forse 10 minuti. Sì. Con un po' di ritardo, però è arrivata ed è positiva, quindi meno male. Ragazzi, voi avete gli occhi dell'amore. Veramente, ve lo dico col cuore, quindi si vede che siete veramente fatti l'una per l'altro. È giusto? No, fa bene, è costruttivo litigare, chi non litiga, che poi si supera. Litigata, bacio, amore, chi sbaglia chiede scusa. Io chiedo scusa, forse dovresti fare la domanda a lei. Non lo chiede lei? Sì, ma... Vabbè, quando proprio ha ragione lui, ne... quasi mai, cioè, raramente. Non chiedo scusa perché ho ragione sempre io. Ha ragione sempre, la vedo un pochino dura, bocca al lupo. Senti, arrivo, siete stanchi, ve ne andate? No, arrivo. Di Monica e di Antonio che diciamo? Ci siamo innamorati del posto, poi sono stati gentilissimi fin da subito, quindi non abbiamo avuto, insomma, indecisioni, ecco, abbiamo confermato quasi subito. Loro non hanno indecisioni, non ne possono avere, voi nemmeno, e quindi c'è stato subito una... Ci eravamo già stati anche ad altri matrimoni, quindi già conoscevamo il posto, siamo arrivati, sì. Del parco, e quindi poi sì, stai tranquillo, sarà bello. Sono da voi, venite un attimo al centro. No, non te ne andare, rimani qui. Tu ti chiami? Manuel. Francesca. Di dove? Io nativo di Perugia e mi sono trasferito qua per lei da Mantea. Per lei, questo è anche amore, hai mollato tutto per lei. Per te, è stato chiaro? Sì. Cosa gli hai fatto a questo ragazzo? Diciamo che è stata proprio una scommessa, perché io ho studiato a Perugia, quindi quando ci siamo messi insieme ho detto ok, però se ritorniamo giù, e quindi lui è tornato. E quindi lui da innamorato perso, amore, come dirti di no, vengo anch'io da Mantea. Da quanto sei qui? 4 anni. Da 4 anni, siete fidanzati da? 6 anni. Da 6 anni, quindi 7 anni. Ma state pensando già al matrimonio, ragazzi? Sì? Sì. Sì o se? Sì. La è arrivata tre anni fa. Tre anni fa la proposta. Pre-Covid, pochissimi giorni prima del Covid. Vi ha bloccato un po' il Covid. La sì. Proposta, che però possiamo anche rifare, sì. quella è passata. Cioè, lui veramente dice che la devo fare io a questo punto. Grande. No. Ci sta. Allora, lui si è spostato da Perugia, ti ha fatto una proposta... Credo che se la meriti, di solito è l'uomo, ma lui l'ha già fatta, ti ha dimostrato già trasferendosi qui che ti ama, e a questo punto direi che dovresti organizzarti per stupirlo in qualche modo, quindi pensaci, ma avete già idea di quando sposarvi? Vabbè, ancora idea no. Però tra qualche mese, dai, non passerà tantissimo. A settimane come loro sicuramente, però sì. Conoscevate il borgo? Sì, io sono da Mantea, quindi ci sei venuta spesso, sei cresciuta al borgo. Sì. Immagino, qui il posto è molto bello e anche molto frequentato, sì. E stasera lo vivrete in tutta la sua bellezza, in tutta la sua interezza, e tra poco qui ci sarà anche una bella festa. Chissà, magari. Magari pensaci, potresti, visto che è il mio turno, potresti metterti su un balcone, su un affaccio qui del borgo, prenderlo per mano, guardarlo negli occhi, guardandovi negli occhi, dicendogli qualcosa di romantico, di bello, di intenso. Amore, sposiamoci. Fatti vostri, grazie. Grazie a voi. Buon divertimento. Grazie. Perdonate le mie chiacchiere, però voi siete innamorati ed è bello che sia così. Buon divertimento, a più tardi. Grazie a tutti. Ma che serata è, ragazzi? Grazie a Monica, ad Antonio e a tutto il team del Borgo della Marinella. Adesso entriamo anche noi. Tra poco inizia il party, ma prima vi facciamo vedere le varie ambientazioni e le tre sale che caratterizzano questa struttura ad Mantea. Loving and fighting, accusing and denying, I can't imagine a world with you gone. The joy and the chaos, the demons were made up.
I'd be so lost if you left me alone. You locked yourself in the bathroom, lying on the floor when I break through. I pull you in to feel your heartbeat. Let me take your hand, I'll make you right. I swear to love you all my life. Hold on, I still need you. I don't wanna let go. I know I'm not that strong. I just wanna hear you saying, baby, let's go home. Let's go home. Yeah, I just wanna take you home. Stasera sono davvero in tanti questi innamorati che stanno o organizzando il matrimonio o pensando di sposarsi. Qui abbiamo degli sposi che tra poco si uniranno in matrimonio. Come vi chiamate e quando? Enzo. Francesca. Quando vi sposerete? Il 2 settembre 2023. Adesso? Tra poco. Stasera, dai. Noi siamo qui, siamo arrivati. Siete davvero arrivati. Voi siete amici dei futuri sposi, però dimmi il nome. Mattia. Monica. Mattia e Monica, sì, come dici Mattia, te la rubo, ma lo dico anche, lo ricordo, perché voi siete degli apprendisti sposi. Cosa vuol dire apprendisti sposi? Significa avere l'umiltà di guardare chi è già lì pronto come se fosse già sposato, prendere il meglio e utilizzarlo per il proprio matrimonio. Ma sei da sposare? Oh no. Sì. Ci pensa Monica. Un'occasione, infatti. Ci penserà Monica presto? 2025. Ci vuole giusto la calma per fare le cose meglio. Ci vuole un po' ci di... Ci state ragionando. No. Visionare, insomma. Sì, vabbè. Quello, l'impegno l'abbiamo preso, l'appuntamento c'è, la data ci sarà. Assolutamente. Intanto parlo della loro. A disposizione. Voi ci sarete, sì, siete amici. Siamo già prenotati. Siamo venuti a confermare pure noi. Ah, ecco. Questa scelta. Brava, ottima scelta, ragazzi. Come va questo fidanzamento? Bene. Da quanto? Sono 5 anni che siamo insieme. 5 anni. Di dove siete? Ve l'ho chiesto? Io Roiano. E io sono di Paola. Di Paola. Avete scelto questa location. Come mai? Cosa vi ha colpito e perché vi è piaciuta così tanto? Allora, all'inizio quando abbiamo visitato questa struttura ci siamo sentiti subito a casa. Quindi subito a nostro agio, personale qualificato, sa quello che fa. Diciamo così. Bel loro mestiere, poi farvi sentire a casa è importante perché sarà un giorno... Ci apre il cuore ogni volta che torniamo qui, quindi è bello sentirsi a casa come diceva lui. E questa sarà la vostra casa quel giorno, la casa vostra, delle vostre famiglie, dei vostri invitati, dei vostri amici, apprendisti sposi. Quanti saranno gli invitati? Saremo sulle 200. 200 persone, questo ormai avete capito, è più o meno la media, 180-200, i matrimoni attuali. Dove vi sposerete? Saremo al parco giù. Avrete tutto il parco, sera? No, al pranzo. A pranzo, quindi andrete avanti. Sì, ad oltranza. Ad oltranza, senza limiti, senza sosta. Beh, questo è un posto affascinante, indubbiamente, se poi l'avete scelto per coronare quel giorno, un motivo o tanti motivi sicuramente ci saranno, sì. E per questo noi vi auguriamo tanta felicità per quella giornata e per il resto della vostra vita, ragazzi. Grazie. Adesso godetevi questa bella serata e benvenuti. Grazie. Ciao, grazie. E voi, ragazzi... Studiate. Sì, siamo sempre qui apposta, dato che era un luogo così importante per loro, allora abbiamo pensato di iniziare proprio da qui la nostra visione, prendere... Guarda, ti sta guardando. Andiamo e appuntiamo tutto. Con te sta parlando. Noi siamo controllati, noi maschi. Sempre. Lui ha già capito molto, Sì. Anzi, è ancora più pretenzioso di me. Bisogna giocare d'anticipo. L'ho notato solo ora e mi sto preoccupando. Fai bene, secondo me. Ma anche tu ti devi preoccupare, un pochino. Abbastanza. Divertitevi, grazie. Grazie. Grazie, ragazzi. Ciao. Grazie. Boy, tell me, can you take my breath away? Cruising down the heart cheap.
adesso per parlarvi di quelle che sono le sale, le proposte, gli ambienti, gli spazi della location, abbiamo chiamato Antonio, l'abbiamo rubato un attimo da questi tour con gli sposi, anche con le auto elettriche, marito di Monica, a gestire questo capolavoro immerso nella natura. Antonio, benvenuto. Buonasera a tutti, grazie Marco, benvenuto a te. Come dicevi adesso, sì, è una bella serata perché abbiamo tante coppie di futuri sposi, tanti ragazzi anche che sono venuti, visto la buona pubblicità che avete fatto voi, sono venuti a trovarci per conoscere questa location, e in particolare adesso siamo nella sala del Tirreno, quindi una sala, adesso vedremo come è organizzata, abbiamo un esterno molto particolare con una bella corte, un terrazzo che dà anche sulla parte bassa e quindi su quello che è parco. Tutto il parco, quindi anche la parte dove facciamo il matrimonio sotto le stelle, molto bello, adesso si vedrà. E poi abbiamo una sala molto caratteristica che andiamo a vedere subito. Le vediamo mentre parliamo, anzi commentiamole insieme, le tre sale e il parco. Ambienti grandi ma molto diversi. Sì, sono totalmente differenti, si somigliano, però sono ambienti, come dicevi tu, diversi, in quanto abbiamo degli spazi molto molto più ampi nel parco, qui più contenuti, anche se abbiamo una sala di una capienza di oltre 240 persone, quindi possiamo giocare tanto sui numeri e mixare anche questo, fra questo, la sala Stromboli e poi ovviamente il parco. Il parco, allora, mi soffermerei un attimo su questo parco, che è di una bellezza disarmante anche vista dall'alto, lo scenario che ci si apre, veramente un incanto. Credo sia abbastanza difficile gestire ed organizzare, per voi che fate questo mestiere, i matrimoni in tutti gli ambienti. Guarda, è difficile, è un bel lavoro, però a me piace tanto il mio lavoro, Monica, che lo faccio da tanti anni e mi piace, devo dire che effettivamente mi piace davvero farlo. Sono fortunato perché ho trovato dei collaboratori che mi aiutano tanto, quindi la professionalità nella nostra bella Calabria c'è, quindi bisogna cercarla e curarla, quindi quella mi aiuta tanto, altrimenti da solo potrei fare ben poco, quindi sta lì tutto, il gioco è quello. Antonio, i momenti devono funzionare, ogni cosa deve essere al posto giusto, al momento giusto, perché non si può sbagliare il giorno del matrimonio, perché non è una finzione, non è una prova, è il matrimonio. Assolutamente sì, cioè, abbiamo ormai il nostro Matt, per esempio, in collaborazione con i nostri chef, loro ormai sono degli orologi svizzeri, camminano davvero all'unisono, sono una cosa perfetta, quindi sanno, sono in stretta sintonia con la reception, che a sua volta tiene gli orari per gli sposi, e quindi sanno giocare su ogni cosa e anche sugli imprevisti che possono capitare in ogni evento, quindi ci sta. Vediamo un attimo l'arrivo degli sposi, guardate la magia di questo ingresso al parco, che è bello sempre, per chi sceglie il pranzo, per chi sceglie la cena. Cambiano le luci, cambiano i giochi, gli allestimenti, ma la scena è sempre incantevole. È vero, proprio per questo, come dicevi tu, cambiano i colori. Tu a pranzo, per esempio, ci sono dei colori meravigliosi, vedi il parco, vedi tutto quello che è il contesto del parco, ma poi con l'organizzazione delle luci a cena è ancora più bello, dico io, almeno io preferisco un po' più la cena che il pranzo, perché è ben organizzata anche per quello. Antonio, facciamo un accenno al borgo, per favore, a questo borgo caratteristico, alle vostre case che sono qui immerse nel verde della Marinella. Sì, è meraviglioso qui, perché quando facciamo i matrimoni nel borgo c'è la possibilità, abbiamo le camere che sono praticamente proprio all'interno di quello che è il borgo, quindi è bello perché gli ospiti molte volte si soffermano poi da noi. Abbiamo 35 camere, possiamo ospitare fino a 150 persone, e il matrimonio diventa davvero un qualcosa di intimo, perché non finisce lì, fine cena, prosieguo, ma continua per tutta la notte. Loro si soffermano all'interno della corte del borgo e poi si prosegue, basta una chitarra e via. Qui è sempre festa, è sempre festa. Grazie Antonio, andiamo perché inizia il party per gli sposi, a tra poco, grazie. Ma non ti spero. Mangio solo pare cattiveria ormai, e non è un buon motivo per esserne fiero. Cammino da solo e non mi
mi volto mai, non posso perdere. Disposto a sbagliare solo per crescere, non so come. Yeah, yeah. Ci vuole calma e sangue freddo, calma. Yeah. Ci vuole calma e sangue freddo. Oh, yo, yo. Freddo, calma, yeah. Ci vuole calma e sangue freddo. Marca uomo tutta l'aggressività, ma non posso privarmi del nome che porto, conscio di una brutta popolarità, perché a volte mi faccio giustizia da solo. Odio nascondermi e mendicare, credo solo in quello che fa bene a me e non chiedo alla vita niente di speciale. Cammino da solo e non mi volto mai, continuo a correre. Disposto a sballare solo per crescere, non so come, non so come. Ci vuole calma e sangue freddo, calma, ci vuole calma e sangue freddo, voglio io, voglio io. Ci vuole calma e sangue freddo. Il vento ti mira, il pezzo è il futile, gli stolti e tutti i re. Ci vuole calma e sangue freddo, voglio io, voglio io. Ci vuole calma e sangue freddo. Bel party con i futuri sposi e con gli amici dei futuri sposi, promessi sposi anche loro, lo avete visto da questi incontri, dalle interviste che abbiamo realizzato. Auguri comunque a tutti voi da parte di Wedding TV e grazie a Monica e ad Antonio per questa bellissima serata, per questa notte degli sposi che come tutte le altre feste ancora continua, Monica. Continua, continua, si sente che continua, divertente, bella, piacevole, rilassante, il clima è perfetto, i ragazzi si sono divertiti, le nostre coppie già contrattualizzate hanno preso spunto, hanno preso delle idee, e stiamo iniziando a far innamorare chi non ci conosceva, che era, diciamo, il nostro obiettivo e ne siamo contenti, e quindi intanto ci divertiamo, poi vedremo. Sono stati definiti da un futuro sposo, almeno potenziale futuro sposo, gli apprendisti sposi, quelli che sono qui per apprendere dagli sposi che hanno già confermato. È vero, allora, una cosa che c'è da dire è che quando arriva la coppia è spaesata, non sa cosa deve chiedere, non sa quelli che sono i vari passaggi. Il nostro modo di porci agli sposi è proprio quello di accompagnarli, di prenderli per mano e di accompagnarli fino al giorno dopo dell'evento, quando ci rilassiamo tutti, tiriamo un sospiro di sollievo e facciamo le analisi della bella festa che abbiamo messo in campo, che rispecchia essenzialmente quelle che sono le volontà e le caratteristiche che gli sposi vogliono far venire fuori dalla loro festa grazie alla personalizzazione che noi garantiamo. Ad ognuno di loro, e loro lo hanno confermato, Antonio, stasera, perché ne ho incontrati tantissimi, in tanti hanno risposto e hanno partecipato a questa bellissima vostra serata, questa notte degli sposi. La cosa che ho riscontrato in tutti loro, mi hanno detto: qui al borgo mi sento a casa. L'accoglienza, come diceva Monica, è proprio questa, l'accoglienza è tutto secondo me, quindi noi cerchiamo di far sì che siano persone vicine a noi, perché arrivano, giustamente quando arrivano si sentono un po' in disagio, no? E poi la cosa principale è farli sentire a casa loro, quindi un nostro hashtag è proprio quello, il borgo è casa. Il borgo è casa ed è una bella casa, è una grande casa, anche molto calorosa e accogliente. Parliamo un attimo di questo buffet che avete offerto ai futuri sposi. Vogliamo parlare di questo risotto, scusami.
con queste mandorle tostate su, mi avete incantato. Il risotto preparato nel pentolo, poi sì, che pentolo! Sì. Ma e allora il risotto è il fiore all'occhiello del Borgo della Marinella. Il nostro chef si concentra nel suo risotto. Quello che noi riscontriamo è che molto spesso ospiti che non hanno mai mangiato il risotto si innamorano di questo risotto, oppure ospiti che non hanno mai mangiato il pesce, grazie a questo risotto scoprono un altro mondo, e questo per noi è un motivo di vanto. Però il risotto l'abbiamo messo proprio perché è uno dei punti saldi, così come tutti gli angoli che avete visto durante il buffet, l'angolo con la pizza, che è l'angolo che abbiamo inserito quest'anno, la pizza preparata a vista nelle varie sale. Qui abbiamo il forno a legna, sotto abbiamo il forno elettrico, ma prepariamo la pizza al buffet, la pepata di cozze che prepariamo sempre nel pentolo quindi in modo scenografico ed è molto apprezzata. E stasera abbiamo preparato il pane, avendo acceso il forno abbiamo approfittato per segnare un continuum con quella che è la storia di questo borgo, che è appunto un borgo contadino, e una volta si faceva tutto in maniera autonoma, quindi il pane per primo, e quindi abbiamo fatto il pane con un companatico che è essenzialmente contadino: i pomodori di Belmonte con la cipolla rossa di Tropea, i capperi che produciamo anche localmente, e poi abbiamo messo i peperoni arrostiti, proprio tutti i prodotti dei contadini, prodotti a chilometro zero, prodotti poveri che però danno la contezza e danno la misura di quello che è l'essenza di questo borgo. Eleganza e anche concretezza, che è quello che deve essere alla base della nascita di una famiglia: la concretezza, la praticità e l'essere alla pari con tutti, perché innalzarsi a qualcosa che non si è qualcosa di vuoto, che poi si sgonfia e si svuota. Invece la concretezza è l'essenza di questo borgo. E voi siete l'essenza di questo borgo, diciamolo Monica, voi siete quello che siete in ogni circostanza, e questo vi è riconosciuto da tutti. Io, mentre tu citavi tutte le pietanze, le portate che avete messo lì nel vostro buffet offerto stasera agli sposi, facevo ce l'ho. No, non mi è mancato nulla, perché manca un qualcosa che ancora deve arrivare: il buffet di dolci. No, io sono goloso, non me lo dire. No, la brioche col gelato, quindi quella è da vedere. Allora, la gran chiusura la faremo io personalmente con una brioche e il gelato, e lì vi darò la buonanotte, non prima. Non dovevi dirmelo, Antonio. Quella ci sta, guarda, dai, proprio per chiusura totale, quella ci sta, perché la brioche poi, con un gelato devo dire artigianale, molto 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 artigianale. Tra le tante cose che hai detto, mi pare che voi siate molto legati alla tradizione, Monica. Questa è una vostra forza. La tradizione è quello che ci permette di credere nel principio che trasmettiamo, che è la nascita delle famiglie. In una società dove per una piccola difficoltà le famiglie saltano, le coppie si lasciano, i figli soffrono, noi riteniamo che con la concretezza e l'attaccamento ai valori delle società contadine, delle società passate, si possono buttare le basi per le famiglie che durino nel tempo, perché noi facciamo la festa, e quindi facciamo la festa del matrimonio, l'unione delle famiglie, ma la cosa bella, credimi, la cosa che mi dà più soddisfazione è vedere le coppie che tornano con i passeggini, con i pancioni, vedere i bambini sulle storie di Instagram, e vedere appunto questa famiglia che cresce. Noi siamo sposati da 21 anni, abbiamo tre figlie grandi, e mi rendo conto che è difficile portare avanti una famiglia, perché ci sono tanti sacrifici da fare nel percorso della vita, e avere questa consapevolezza di quello che significa appunto un percorso lungo una vita ti dà la consapevolezza ulteriormente di credere in quelle che sono le basi, quindi la cultura contadina, il borgo che era un borgo contadino, e cerchiamo di trasportare in quello che facciamo la tradizione con l'innovazione. Ed è il trucco per durare nel tempo, così come le famiglie. Così come le famiglie, brava. Monica, io chiuderei, aspettate perché tra un attimo io mangerò la brioche
mega col gelato, lo farò per voi, questo è un sacrificio personale che faccio per chi non può, non è qui stasera, è peccato, almeno per la brioche dovevate venire. Il borgo è bello, il borgo ha il suo fascino, ma permettimi di dire che il vero successo di questo borgo siete voi. Ve lo dobbiamo dire, ve lo riconoscono tutti quelli che ho incontrato stasera, tutti quelli che ci sono stati e probabilmente quelli che ci saranno, perché siete bravi, siete sinceri, siete umili, siete una bella famiglia, quindi grazie ad Antonio, grazie a Monica. Qui si sta bene, credo l'abbiate capito. Sì, qui si sta a casa. Si sta a casa, come hanno detto in tanti, questa è casa ed è il borgo della Marinella da Mantea. Grazie Monica e grazie Antonio. Grazie, grazie Monica, grazie. Grazie. Sugar,